Salve a tutti e benvenuti su un nuovissimo video dell'Uncinetto d'Argento. Se è la prima volta che capitate sul mio canale, vi do il benvenuto in questo spazio. Questa settimana andremo a realizzare insieme questa bellissima borsa. Si tratta della Mini Star. La Mini Star è un kit esclusivo firmato Nin & Made in vera pelle, uscito veramente da pochissimo tempo. In questo video vi mostrerò come realizzare la sua versione mini, perché oltre questa esiste una versione standard di questo kit che vi andrò a mostrare più avanti. È un modello molto semplice da realizzare e di grande effetto. Come colori ho scelto di utilizzare di nuovo questo bellissimo color cipria che avete già visto nel tutorial della mia borsa Basy Chic, che vi lascio nella i qui in alto e nelle informazioni sotto il video, ma questa volta ho deciso di osare introducendo anche un po' di lurex. Questo lurex argento si va a sposare perfettamente con la chiusura a girello e con la chiusura a vite in metallo del monomanico. Ho scelto per voi inoltre una lavorazione nuova, un punto fantasia che dà veramente molto risalto a questo splendido cordino e a questo bellissimo kit. Tutti i materiali che vedrete in questo video sono materiali esclusivi di Nin & Made che potrete acquistare sul suo sito, che vi lascio nelle informazioni sotto il video e qui sullo schermo. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e di cliccare poi sulla campanellina che apparirà a fianco al pulsante iscritto. In questo modo riceverete una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video tutorial. Andiamo quindi a vedere quali sono i materiali per realizzare la nostra Mini Star e iniziamo subito questo nuovo progetto. Per realizzare questo progetto ci serviranno pochissimi materiali, un kit Mini Star e del cordino tie. E adesso andiamo a vedere il tutto nel dettaglio. Il kit star si compone di tre parti. Abbiamo due fasce in vera pelle con un monomanico con attacchi a vite in metallo e chiusura a girello. Entrambe le fasce in vera pelle dispongono di fori per essere poi cucite al corpo della nostra borsa. Abbiamo poi una tracolla salvaspalla in vera pelle con catena e ponticelli in metallo inclusi. Il fondo della Mini Star è un fondo rettangolare con piedini in metallo già agganciati, con i fori per essere lavorato e misura circa 25x11 cm. Per lavorare la mia Mini Star io ho scelto il cordino New Tie nella tonalità T con inserti lurex in argento, cordino esclusivo Nin & Made. Lavoreremo il tutto utilizzando un uncinetto 3,5. Quella che avete visto adesso e che andremo a lavorare insieme è la versione mini della Star. Esiste poi una versione più grande, la cosiddetta versione standard, sempre di questo modello, che ora vi faccio vedere. Le differenze tra i due kit stanno solamente nelle misure. Come potete vedere, il fondo della Star classica è molto più grande, circa 33 cm, e di conseguenza è molto più grande anche la fascia con il monomanico. Inoltre, per quanto riguarda il kit Star standard, quindi in misura grande, esiste una scheda tecnica che è stata realizzata direttamente da Anna Puglisi per creare la versione della Star con i pannelli appunto nocciolina. Come sempre, le schede tecniche sono gratuite, distribuite con l'acquisto del kit acquistato presso Nin & Made. Trovate la descrizione dei materiali, i passaggi per realizzare il vostro progetto, scritti in modo dettagliato, con le immagini di come dovrà venire il vostro lavoro una volta terminato. Qui avete visto la versione cartacea della scheda tecnica, che è disponibile anche in formato digitale a vostra scelta. Cominciamo la lavorazione della nostra Mini Star partendo dal fondo. Andremo a lavorare 2 maglie basse in ciascun foro e 4 maglie basse nei fori degli angoli. Partiamo quindi dal lato corto. Una volta fatto il cappio al filo, andiamo ad entrare con l'uncinetto in uno dei fori presenti qui sul lato corto del nostro fondo. Entriamo con l'uncinetto, mettiamo il cappio sopra e lo portiamo fuori. Blocchiamo il tutto con una maglia bassissima e facciamo una catenella in più che va a sostituire la prima maglia bassa. Andiamo quindi a rientrare nello stesso foro. Portiamo fuori il filo ed effettuiamo una maglia bassa. Lavoriamo quindi 2 maglie basse in ciascun foro fino ad arrivare all'angolo. Nel foro dell'angolo dobbiamo lavorare 4 maglie basse. Andiamo quindi a lavorare le prime due su questo lato. Realizziamo una catenella e ci spostiamo da questa parte. Lavoriamo quindi le ultime due maglie basse. Proseguite adesso lavorando 2 maglie basse in ciascun foro. Ripetete questo passaggio per i tre fori nell'angolo che ci rimangono e ci vediamo insieme per terminare il giro.
Andiamo quindi a chiudere il giro facendo una maglia bassissima nella prima maglia che abbiamo lavorato, quindi nella catenella che sostituisce la prima maglia bassa. Realizziamo una catenella per iniziare il nuovo giro, giro che sarà composto da una maglia bassissima su ciascuna delle maglie che ci si presentano, con la chiusura sempre a maglia bassissima nella prima maglia che andremo a lavorare. In questo modo avremo poi terminato la lavorazione del nostro fondo. Una volta terminato questo giro andiamo a tagliare il filo e iniziamo la costruzione dei nostri pannelli. Iniziamo quindi a lavorare i due pannelli fronte retro. Andate ad avviare 34 catenelle più una per voltare il lavoro, quindi per un totale di 35. Girate il lavoro e lavorate una maglia bassa sopra ciascuna delle catenelle che avete realizzato e otterrete questo risultato. Dopodiché facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. I passaggi che vi farò vedere adesso saranno quelli che dovrete ripetere per tutta la lavorazione dei due pannelli fronte e retro. Non ci sono variazioni. Andiamo a lavorare due maglie basse nelle prime due maglie che ci si presentano. Dopodiché inizia la nostra lavorazione incrociata. Andiamo a saltare la prima maglia che ci si presenta ed entriamo nella successiva, realizzando un punto canestro. Un punto canestro non è altro che una maglia bassa che invece di essere presa su questa riga di lavorazione viene presa nella riga sottostante. Quindi andiamo ad entrare qui. Portiamo fuori il filo tenendo il lavoro molto morbido e realizziamo una maglia bassa. Questo è il nostro primo punto canestro. Dopodiché dobbiamo tornare indietro nella maglia che abbiamo appena saltato e realizzare una mezza maglia alta. Mettiamo il filo su uncinetto, torniamo indietro, prendiamo il filo e portiamo il tutto qui davanti. Avremo tre maglie sul nostro uncinetto che andiamo a chiudere insieme. Abbiamo quindi realizzato il nostro primo intreccio. Proseguiamo saltando nuovamente la prima maglia, entriamo nella seconda con un punto canestro. Torniamo indietro nella maglia che abbiamo saltato con una mezza maglia alta. Dobbiamo proseguire in questo modo fino ad arrivare alla terz'ultima maglia del nostro giro, questa. Perché a fine giro dovremo avere due maglie basse esattamente come le abbiamo fatte a inizio giro. Perciò continuiamo con questa lavorazione fino qui. Terminata la lavorazione, come vi ho detto, dobbiamo realizzare due maglie basse nelle ultime due maglie del nostro giro. Facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. La cosa bella di questo punto è che è reversibile, quindi potrete scegliere se utilizzare questa parte del pannello da applicare alla vostra borsa oppure quest'altra. Il punto dà un'ottima resa su entrambi i lati. A questo punto non dobbiamo far altro che ripetere la nostra lavorazione. Andiamo a realizzare due maglie basse e riprendiamo a lavorare come abbiamo fatto in precedenza. Questa volta, per trovare meglio il punto canestro, basta semplicemente andare a vedere questo spazio che si crea qui tra i punti che abbiamo fatto nel giro precedente e scendere di uno. Quindi scendiamo di un punto, facciamo il nostro punto canestro e torniamo indietro nella maglia che abbiamo saltato. La maglia che abbiamo saltato vedrete che sarà sempre sopra questa specie di astina che abbiamo qui in orizzontale, quindi diventa tutto molto intuitivo. Quindi portiamo fuori il filo e lavoriamo la nostra mezza maglia alta. Proseguiamo quindi saltando il primo punto, entriamo nel secondo. Lavoriamo il nostro punto canestro e torniamo indietro di uno con una mezza maglia alta. Proseguiamo così fino a fine giro, dove dobbiamo ricordarci che nelle ultime due maglie avremo due maglie basse normali. Inizia già ad intravedersi la lavorazione con il nostro intreccio. Un aspetto da non sottovalutare nella lavorazione di questo pannello è questo: dovrete avere sempre due maglie basse all'inizio e al termine di ciascun giro. Questo vi permetterà di far crescere il pannello nel modo corretto ed è un'ottima indicazione per vedere se avete fatto gli intrecci nel modo corretto. Se vi ritrovate con una sola maglia bassa a fine giro, vuol dire che c'è qualcosa che non va.
Perciò adesso dovete ripetere quello che vi ho mostrato per il numero di giri che vi lascerò indicato sullo schermo, dopodiché ci rivediamo insieme per terminare la lavorazione del nostro pannello. Ed ecco qui il nostro pannello terminato, dobbiamo solamente fare un giro di perimetro. In totale, considerando i primi due giri di lavorazione con questo punto fantasia, ho lavorato circa 29 giri di lavorazione. Vi faccio vedere come ho contato i singoli giri in modo che possiate ripetere questo metodo anche quando dovete contare i giri del vostro lavoro. Se andiamo a vedere, ogni volta che abbiamo realizzato un nuovo giro, il nostro punto canestro ha creato per noi queste due astine qui verticali che, essendo un lavoro a pannello, si ripetono anche nella parte posteriore e da questo lato si vedono in queste altre due astine qui, sono praticamente una a fianco all'altra, intervallate dalla nostra mezza maglia alta. Per contare mi sono mossa in questo modo, ho contato la singola astina, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi sono salita. In totale, in questo modo, ho realizzato 29 giri. A questo punto non ci resta che fare un giro di perimetro tutto intorno al nostro pannello. Quando terminerete il 29esimo giro, vedrete che avrete il vostro filo, quello attaccato alla rocca, qui sulla sinistra, mentre invece il capietto dal quale avete iniziato qui sulla destra. Al termine del giro faremo una catenella, volteremo il nostro lavoro e lavoreremo un giro di lavorazione a maglia bassa normale, fino ad arrivare allo spigolo dove vi farò vedere come voltare l'angolo. Quindi iniziamo a lavorare una maglia bassa sotto ciascuna maglia fino ad arrivare all'altro spigolo. Arrivata nell'angolo ho fatto una maglia bassa nell'ultima maglia di questo giro, faccio una catenella e volto il mio lavoro su questo lato. Vado a realizzare una maglia bassa nella stessa maglia che ho lavorato per ultima. In questo modo avrò un giro dell'angolo molto morbido. Quali sono i punti nei quali dovete entrare per lavorare questa parte del laterale? Il primo punto è questa sorta di pipolino che vedete qui in alto. Il punto successivo in cui entrare è composto da queste due maglie, che vedete sono proprio qui, nelle quali dovete entrare in questo modo, come se fosse una maglia bassa, dovete prendere quindi entrambe le astine. Il punto successivo sarà nuovamente il pipolino e poi le due astine. Procedete in questo modo fino alla fine del giro, nell'angolo realizzate sempre una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa nella stessa maglia e ci rivediamo per chiudere il pannello. Arrivati praticamente nell'angolo nel quale abbiamo iniziato il giro di perimetro, facciamo l'ultima maglia bassa, la catenella e andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia bassa che ci si presenta, non nella catenella con la quale abbiamo iniziato il giro. Quindi chiudiamo il tutto con una maglia bassissima. Taglieremo poi il filo e lo andremo a nascondere all'interno del nostro pannello. A questo punto non ci resta altro che andare a ripetere i passaggi che vi ho appena mostrato per realizzare il secondo pannello. Ed ecco i nostri pannelli completati. Parliamo adesso di indurenti, rete e fodera. Se volete, io non lo farò, potrete applicare ai vostri due pannelli o un pezzo di rete o un pezzo di termoindurente per mantenerli più rigidi. Il mio consiglio è quello di fermarvi sia con la rete che con il termoindurente al bordo della lavorazione fantasia, in modo da poter poi sfruttare il giro di maglia bassa che abbiamo fatto per cucire i pannelli ai laterali e al fondo e alla parte superiore della nostra mini star. Stessa cosa per quanto riguarda la fodera. Potete scegliere se applicare la rete, il termoindurente, il feltro, insomma quello che vi è più congeniale. Potete anche, come farò io, non mettere né reti né termoindurenti, ma limitarvi a foderare i pannelli. Se non volete fare una foderatura a pannello, perché dovrete foderare questi due e i due laterali, oltre che a realizzare un piccolo fondo, potete fare tranquillamente una fodera a sacco e applicarla successivamente una volta chiusa tutta la cucitura della nostra mini star. Andiamo quindi a vedere come realizzare i nostri laterali. Per il laterale della nostra mini star vi voglio dare due opzioni. Potete realizzare un laterale dritto
quindi senza nessun tipo di diminuzione, oppure un laterale come quello che vi andrò a mostrare adesso, che renderà la forma della nostra mini star un pochino più sinuosa. La scelta di fare uno o l'altro laterale è unicamente vostra e dipenderà da questo anche l'effetto finale della vostra borsa, perché con un laterale più dritto avrete più rientranza all'interno del corpo della vostra mini star, quindi quando l'andrete a chiudere ci sarà un avanzo di cordino che entrerà all'interno della mini star, mentre invece se farete il laterale che vi vado a mostrare adesso avrete questa rientranza ma molto più contenuta. La partenza di entrambi i pannelli è sempre la stessa, partiamo realizzando 14 catenelle e montiamo 14 catenelle. Poiché abbiamo scelto una lavorazione fantasia molto morbida ma anche di diverse altezze, per realizzare il laterale io vi consiglio di alternare, così come vi farò vedere adesso, un giro di maglia bassa a un giro di mezza maglia alta. Questo vi permetterà di avere lo stesso numero di giri sia sul pannello sia sul laterale, in modo da non dover aggiungere successivamente degli altri giri. Facciamo quindi una catenella in più e facciamo un giro di ritorno a maglia bassa normale in ciascuna delle catenelle che abbiamo appena realizzato. Il giro di maglia bassa che abbiamo appena realizzato conta come primo giro, quello che andiamo a realizzare adesso a mezza maglia alta conta come secondo, quindi avremo nei giri dispari una maglia bassa normale, mentre nei giri pari avremo la mezza maglia alta. Senza saltare quindi nessuna maglia, andiamo a fare una mezza maglia alta nel primo punto. E continuiamo con una mezza maglia alta su ciascuna maglia bassa sottostante fino alla fine del nostro giro. Al termine di ogni giro dobbiamo sempre fare una catenella prima di voltare il lavoro. Come vi ho detto, dobbiamo alternare un giro di maglia bassa normale a uno di mezza maglia alta, quindi il giro successivo sarà un giro di maglia bassa normale. Continueremo quindi ad alternare un giro di maglia bassa normale a un giro di mezza maglia alta fino ad arrivare al decimo giro, che sarà un giro di lavorazione a mezza maglia alta. Dopodiché all'undicesimo iniziamo con le diminuzioni. Arrivati alla fine del decimo giro, che abbiamo detto è un giro di mezza maglia alta, facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. A questo punto iniziamo con le nostre diminuzioni, che per aiutarvi vi dico saranno sempre nei giri di maglia bassa normale. Andremo a realizzare una diminuzione all'inizio e alla fine del nostro giro. In questo modo, come vi ho detto, avremo un pannello un pochino più sinuoso e faremo poi la stessa cosa al quindicesimo giro. Se volete invece proseguire facendo un pannello dritto, non dovete far altro che alternare i giri così come vi ho mostrato, un giro di maglia bassa e un giro di mezza maglia alta, fino a raggiungere il ventinovesimo giro e farete poi, come vi ho mostrato per il pannello, un giro di perimetro a maglia bassa normale. Mentre invece se volete proseguire con questo laterale continuate a seguire questi passaggi. Andiamo quindi a fare una diminuzione prendendo la prima maglia bassa, non chiudendola entriamo nella seconda, avremo quindi tre asole sull'uncinetto che andiamo a chiudere insieme. In questo modo abbiamo realizzato una diminuzione. Proseguiamo lavorando una maglia bassa fino ad arrivare alla terz'ultima maglia. Ci fermiamo quindi quando abbiamo davanti le ultime due maglie. Entriamo nella penultima, portiamo fuori il filo, entriamo nell'ultima, portiamo fuori il filo e chiudiamo insieme le tre asole che abbiamo sul nostro uncinetto. In questo modo abbiamo realizzato la diminuzione del fine giro. Facciamo quindi una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a realizzare il giro successivo, che sarà un giro di mezza maglia alta. Proseguiremo poi alternando maglia bassa e mezza maglia alta fino a raggiungere il quindicesimo giro. Quindi senza saltare nessuna maglia continuo a lavorare i miei giri alternati.
Al termine del 14° giro faccio una catenella e volto il mio lavoro. Come vi ho detto, qui al 15° giro facciamo l'ultimo giro di diminuzioni, quindi una diminuzione all'inizio e alla fine del nostro giro. Se volete potete anche continuare alternando i vostri giri senza fare la diminuzione al 15° giro. Come vedete ci sono diverse possibilità per personalizzare la nostra mini star, io però preferisco proseguire in questo modo. Quindi al 15° giro vado a fare una diminuzione all'inizio e alla fine del mio giro. Come sempre lavorata a maglia bassa. E a fine giro lavoro la mia ultima diminuzione. Faccio una catenella e volto il mio lavoro. Dovrò adesso proseguire alternando con un giro di mezza maglia alta e uno di maglia bassa fino a raggiungere il 29° giro, dove ci rivediamo per iniziare insieme il giro di perimetro del nostro pannello laterale. A questo punto non ci resta che ripetere i passaggi che abbiamo fatto per i nostri due pannelli fronte retro. Facciamo la catenella, voltiamo il lavoro e facciamo un primo giro di maglia bassa normale. Arrivati nell'angolo ci comportiamo come per il pannello frontale. Facciamo quindi una maglia bassa, una catenella, giriamo il lavoro su questo lato e rifacciamo una maglia bassa dove abbiamo appena lavorato l'ultima maglia bassa. Proseguiremo poi lungo il nostro laterale come vi ho mostrato in precedenza, quindi entrando in questa maglia. E in queste due astine. Fino alla fine di questo lato. Dove abbiamo le diminuzioni non andiamo a lavorare nessun tipo di catenella, continueremo sempre con il nostro motivo a maglia bassa. Arrivati nuovamente nell'angolo faremo una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, proseguiremo lavorazione dell'angolo, maglia bassa e una volta arrivati qui a fine giro faremo una maglia bassa, una catenella e chiuderemo con una maglia bassissima nella prima maglia qui del giro di perimetro. Il risultato finale una volta completato il giro di perimetro sarà questo. Come vedete il nostro laterale parte da una base rettangolare, sale su e poi inizia a stringersi verso l'alto. Come vi ho detto potete invece lavorare interamente in dritto il pannello senza nessun tipo di diminuzione oppure fare una semplicissima diminuzione al decimo giro e poi continuare sempre alternando la maglia bassa e la mezza maglia alta. Il mio consiglio è quello di non indurire questo laterale perché, come vi ho detto, qui nella parte in alto dovrà esserci la mobilità che ci permetterà di aprire e chiudere la nostra borsa. Se volete potete però indurire il laterale partendo dalla parte in basso fino ad arrivare più o meno al 15° giro o al 20° in modo da lasciare qui libera la parte in alto della nostra mini star che è anche quella dove poi andremo ad agganciare il ponticello per la nostra catena. Perciò adesso non vi resta altro che andare a ripetere i passaggi che vi ho mostrato per realizzare il secondo laterale. Se state lavorando con una fodera a pannello dovete adesso applicare il vostro ponticello con catena, indurire come preferite o meno e foderare. Se invece realizzerete una foderatura a sacco non dovrete far altro che agganciare ora il ponticello o successivamente quando avrete montato tutta la vostra mini star e poi proseguire con la fodera. Perciò adesso vado a realizzare il mio secondo laterale e poi iniziamo a cucire le varie parti. Adesso che abbiamo completato tutte le parti che ci servono dobbiamo andare ad unire i pannelli fronte e retro ai due laterali, in questo modo. Per avere la cucitura sempre nello stesso verso partiremo dall'angolo in alto qui del primo pannello frontale. Scenderemo con la cucitura verso il basso e fermeremo il filo, mentre per l'altra parte faremo l'esatto opposto. Partiremo dalla parte in basso del pannello e andremo poi a salire, mentre qui per unire le varie parti ripartiremo nuovamente dall'alto e scenderemo e per unire questo pezzo con questo faremo l'esatto opposto in modo da creare un unico pannello.
Mettiamo quindi le due parti in corrispondenza e andiamo a caricare del filo nel nostro angolo del pannello. Potete anche utilizzare del filo che magari vi è avanzato da questo pannello e che avete nascosto all'interno della lavorazione. Andiamo quindi a prendere lo spigolo del nostro laterale e uniamo le due parti utilizzando una maglia bassissima o punto catenella, come preferite chiamarlo. Proseguiremo quindi utilizzando il punto catenella unendo entrambe le parti. Andiamo a prendere ovviamente entrambe le costine di ciascuno dei nostri pannelli, in questo modo. Continuiamo così fino alla fine del nostro pannello, fino ad arrivare a questo angolo, dopodiché fermiamo il filo. Una volta arrivati in fondo andiamo a tagliare il filo, lo portiamo fuori e con l'ausilio dell'ago tirafettuccia lo andiamo a nascondere sul retro della nostra lavorazione. Ripeteremo adesso il passaggio che vi ho appena mostrato per le altre parti del pannello in modo da crearne uno unico, dopodiché assembleremo questo al fondo della nostra borsa. Una volta completata la cucitura di tutte e quattro le parti, questo sarà il risultato finale. Come vedete io ancora non ho messo rete né termoindurente, comunque se vado a girare la struttura della mia borsa vedete che rimane su da sola perfettamente. Una cosa che spesso mi chiedete nei commenti o comunque nelle richieste in privato è se vi dovesse capitare di avere delle maglie in più lungo il perimetro, come dovete comportarvi. Allora, può succedere che quando lavorate le maglie di perimetro di un pannello uno vi venga magari con una o due maglie in più e l'altro con una o due maglie in meno o viceversa. Questo accade perché molto spesso non abbiamo la stessa mano e magari entriamo più volte in un punto o entriamo una volta in meno. È una cosa che succede a tutti, quindi non preoccupatevi assolutamente per questo. Se avete la possibilità di disfare il perimetro del pannello e di rifarlo, vi conviene fare così. Se invece nel momento in cui andate a cucire vi ritrovate in una condizione per la quale non potete più scucire il giro di perimetro, a quel punto potete, se si tratta di una, massimo due maglie in più, saltarle e continuare la cucitura. Se iniziano ad essere già 3-4 maglie vuol dire che c'è qualche problema e quindi il lavoro vi verrà storto, perciò vi sconsiglio di continuare la cucitura, ma piuttosto andate a smontare il pannello e rifatela da zero. A questo punto dobbiamo andare a cucire questa parte al fondo della nostra borsa. Per aiutarvi in questo passaggio vi consiglio di appuntarvi i quattro angoli del pannello ai quattro angoli del fondo, utilizzando magari dei marcatori, del ago e del filo, insomma andare a fissare molto bene i quattro angoli. In questo modo la cucitura a maglia bassissima che andremo a fare del nostro pannello sarà molto più semplice. Per quanto riguarda il punto a cui agganciare il nostro filo per la cucitura, potete metterlo in un angolo da un lato, all'inizio di un lato, come preferite. Come vi ho detto, la cucitura viene effettuata tutta a punto bassissimo e dobbiamo prendere entrambe le costine del nostro pannello. Vi consiglio di fare una catenella nel momento in cui avviate il vostro lavoro, che vi servirà come punto di riferimento. Voi avrete ovviamente posizionato molto bene l'angolo e andrete ad entrare in entrambe le costine del fondo e in entrambe le costine della vostra lavorazione a pannello e chiuderete il tutto con una maglia bassissima. Proseguiamo quindi in questo modo lavorando tutto il fondo della nostra borsa. E questo sarà il risultato finale una volta completata la cucitura. Adesso andremo a realizzare un giro di perimetro a maglia bassissima lungo tutto il corpo della nostra borsa. Fare un giro a maglia bassissima darà più resistenza alla nostra borsa e ci permetterà di avere sia il pannello frontale che quello retro allo stesso livello dei pannelli laterali. Perciò continuiamo così realizzando un giro di perimetro.
A questo punto non ci resta altro che cucire le parti superiori della nostra borsa. Vedete che comunque, anche se non è stata messa a rete, il corpo della nostra mini star è molto molto stabile e rimane su perfettamente dritto da solo. Questo perché abbiamo lavorato il cordino tie, che di per sé è molto resistente, con un uncinetto 3,5. Con un uncinetto numero 3 verrebbe ancora più rigido. Per quanto riguarda il laterale, come vi avevo detto nelle spiegazioni precedenti, abbiamo realizzato questa forma sinuosa della nostra borsa e abbiamo comunque, quando sarà chiusa, questa leggerissima rientranza. Se invece avessimo fatto un laterale perfettamente dritto rettangolare, questa rientranza sarebbe molto molto più grande. Come posizionare le parti superiori della nostra mini star? Il mio consiglio per non sovraccaricare la chiusura a girello e mantenere la borsa più stabile è quello di andare a posizionare la parte in pelle all'interno del corpo della nostra borsa e poi la andremo a cucire. Ovviamente la parte con il manico io vi consiglio di lasciarla sul pannello frontale della borsa, appunto per non sovraccaricarla, e stessa cosa faremo con la parte posteriore. Per cucire questa parte potete utilizzare l'uncinetto o, come farò io, un ago tirafettuccia e il cordino dello stesso colore. Potete utilizzare il cordino direttamente a doppio capo o a capo singolo. Entreremo da una parte e faremo un giro di andata e ritorno. Bloccato il filo all'interno del corpo della borsa, vado quindi ad entrare nel primo foro e dall'altra parte prendo il cordino. Il mio consiglio è quello di rimanere sotto al giro effettuato a maglia bassissima. E andiamo poi ad entrare nuovamente nel cordino e all'interno della nostra patella, in questo modo. Continuiamo quindi così per tutti i fori del nostro manico e poi torneremo indietro fino ad arrivare a questo punto. Fermeremo il tutto con un nodino e andremo a nascondere il filo all'interno della lavorazione. Stessa cosa faremo poi con la parte con la chiusura a girello qui sul pannello retro. Una volta fissate le due parti andiamo a chiudere la nostra mini star. Così potete vedere che, avendo lavorato il laterale in questo modo, la rientranza all'interno del corpo della borsa è veramente minima. Non avendolo fatto prima, non mi resta altro che attaccare i ponticelli della catena e del suo salvaspalla. Vi ricordo che anche il salvaspalla della mini star è in vera pelle, esattamente come il resto del kit. Una volta aperte le alette dei ponticelli e rimosso la placchetta di chiusura di sicurezza, dobbiamo far altro che centrare con il ponticello il centro del nostro laterale e andare a farlo passare così all'interno del corpo della borsa. Andremo quindi poi a posizionare nuovamente la placchetta di sicurezza e ad aprire le alette, e faremo lo stesso per l'altra parte. Siamo arrivati alla fine anche di questo video tutorial, che come sempre spero vi sia stato di ispirazione. Ovviamente voi potrete realizzare la vostra mini star cambiando il punto del pannello, ma sfruttando comunque il numero di maglie che io vi ho mostrato all'inizio, sia nella preparazione del fondo sia per quanto riguarda l'avvio del pannello. Vi ricordo inoltre che tutti i materiali per realizzare questo kit esclusivo li trovate sul sito di Nina & Made, che vi lascio scritto sullo schermo e nelle informazioni sotto il video. E se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale e a cliccare poi sulla campanellina che vi apparirà a fianco al tasto iscriviti. Cliccando sulla campanella avrete la notifica in tempo reale sull'uscita di tutti i nuovi video pubblicati, che per quanto riguarda le borse saranno sempre in collaborazione con Nina & Made. Perciò io adesso vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e ci vediamo molto molto presto con un nuovo video tutorial. Ciao!